come si dice, quando il gioco si fa duro, l'ordine non inizierà a giocare. È il momento di figlio a me, l'ho detto anche il mister, che in quel momento di partita serviva uno come te. No, sono contento perché per noi era fondamentale oggi vincere, quindi questa è la cosa più importante per riprendere il nostro cammino, perché eravamo tutti quanti un po' arrabbiati dopo la sconfitta di Caserta. Senti, sei passato dalla mancata convocazione, che so che magari non hai preso benissimo, a entrare in campo e ad essere anche, secondo me, insomma, uno dei motivi di questa vittoria. Non è poco. Sicuramente non sono contento quando non gioco, è una cosa normale che capita a ogni calciatore dalla Serie A fino all'ultima categoria, però la cosa più importante è il gruppo e farsi trovare pronti nel momento del bisogno, come oggi il mister ha ritenuto opportuno mettermi in campo e io ho risposto lì, perché è la cosa più bella, specialmente quando arriva una vittoria. Certamente, voglio dire, non è una, almeno fino a questo momento non è stata un'annata facile per te, insomma conti di poter giocare un po' di più, immagino conti di poter essere utile, sei già utilissimo nello spogliatoio, lo sappiamo, ma insomma immagino che tu voglia essere utile anche con spartomancini e scarpette. Sì, perché faccio il calciatore, non faccio altro nello spogliatoio, nel senso io do una mano, essendo il più grande, sono qui per giocare come ho fatto l'anno scorso. Mi dispiace se ho sentito qualche voce, nel senso che sono stato infortunato tanto l'anno scorso, ma forse perché ho 32 anni e magari è messo più in risalto qualche problema che ho avuto, ma ho fatto tante partite quanti altri giocatori che hanno magari 10 anni meno di me. Alla fine ho fatto 24 partite. Mi dispiace solo quello, poi alla fine sarà il campo a decidere, io sono a disposizione del mister e sicuramente darò una mano in tutti i sensi e spero sicuramente di giocare di più. Certamente non ti sei pentito di non essere andato via quest'estate, o no? Ma sicuramente no, perché io sto benissimo a Catanzaro, la mia famiglia stiamo bene, sinceramente sento anche mia questa squadra, perché l'anno scorso siamo ripartiti da zero e sento questo gruppo veramente come se fosse una famiglia, sinceramente. Quindi non mi interessano le altre cose, contratto o meno, poi se la società riterrà giusto farlo ne parleremo. Io sono qua e sono felicissimo di giocare nel Catanzaro e vincere, perché voglio vincere il campionato. Grazie.